noi sappiamo che 36.500 anni fa un pietrone è caduto sulla Terra. Un pietrone che, secondo le leggende antiche, era la piccola luna che noi avevamo e che è cascata sul nostro pianeta. Di questa piccola luna ci sono le tracce nei calendari Maya, nei calendari Aztechi. Pensate che questa piccola luna ha fatto qualcosa come circa 360 e passa eclissi in un anno, perché evidentemente l'orbita si era destabilizzata prima di cadere. E sembra, ma questo lo diciamo come e sembra, facciamo finta che la luna piccolina si sia destabilizzata perché è entrata nell'orbita terrestre un'altra cosa, la luna che abbiamo ora. Nelle leggende antiche c'è scritta questa cosa. Gli antichi, non solo Maya, gli antichi Aztechi, le tribù dell'Africa parlano di quando la luna non c'era. In quel contesto diversi scienziati hanno pensato di poter dire che in quel periodo, ora dove c'è il ghiaccio, c'era in realtà un clima mite con grande umidità, tanta umidità, e praticamente un clima che era sempre lo stesso tutto l'anno. Cosa possibile se la Terra avesse in realtà, come dicono alcuni ricercatori, una inclinazione rispetto al sistema, al piano dove tutti i pianeti girano attorno al Sole, un'inclinazione diversa, fosse dritta. Invece in realtà la Terra ora non è così, e quindi questa inclinazione dà origine alle stagioni. Perché a seconda di come si piega la Terra, girando attorno al Sole, riceve i raggi del Sole più diretti o meno diretti, e quindi c'è più caldo o meno caldo. Allora la Terra girava attorno al Sole sempre senza fare questo tipo di movimento. Chiaramente una cosa che cade sulla Terra produce una variazione della quantità di moto e che produce tutta una serie di cose. Ci sono lavori scientifici che dicono che il campo, l'asse magnetico terrestre si è modificato nel tempo. La modifica dell'asse magnetico è dovuto al fatto che il ferro fuso che sta al centro della Terra, che è come una roba a 5.000 gradi, molto viscosa peraltro, abbia cambiato tipo di rotazione. Quindi il fatto che sia cambiata la inclinazione dell'asse magnetico ha una sola spiegazione: è cambiato l'asse geodetico terrestre, di cui però non abbiamo possibilità di misurare una mazza. Non c'è un'altra chiave di lettura. Se qualcuno ha un'altra chiave di lettura me lo dice e io sono qui pronto a ascoltare. Siamo andati allora a vedere se c'erano altre prove in Antartide. E che cosa abbiamo trovato? Innanzitutto, in Antartide si trovano tracce, pochissime però ci sono, di scritti, di segni, di simboli che qualcuno evidentemente ha scritto, che sono decisamente simili al proto-sanscrito. E poi c'è un piccolo problema. Sono stati trovati tre scheletri di crani, di cui due sono conservati al museo dello Smithsonian di New York, che hanno la caratteristica di essere allungati dietro, quelli che noi chiamiamo dolicocefali. Ma crani dolicocefali noi li troviamo in Egitto, li troviamo in America del Nord, li troviamo in America del Sud. In tutti i punti dove troviamo questi crani, che sono centinaia, la gente può andare a vedere le mappe che lo stesso Google ha fatto di tutti i siti dove si trovano teschi di questo tipo. Li troviamo in Australia, li troviamo in Cina, li troviamo in Giappone. Li troviamo all'interno dell'Europa, soprattutto in Ungheria,
mi sembra di ricordare, e ovviamente in Egitto. Non li ritroviamo in India. Non affronterò questo problema del perché non li troviamo in India, perché ci vogliono altre 2 ore. Ma in India non li ritroviamo. Strano, no? State attenti. Beh, in tutti i posti dove troviamo questi crani, troviamo costruzioni piramidali, troviamo personale, insomma, gente che abita lì con percentuale di RH negativo nel sangue più alta rispetto alle popolazioni vicine. Troviamo costruzione di dolmen, troviamo geroglifici. Molti di questi geroglifici e scritture cuneiformi sono geroglifici egizi, sono cunei babilonesi. Ma com'è possibile che noi nel lago Titicaca troviamo una ciotoletta così, grosso modo, grande così, con dentro geroglifici perfettamente egizi e scrittura cuneiforme? L'unica differenza è che il cuneiforme, invece di leggere da destra a sinistra, in quel caso si legge da sinistra a destra, ma perfettamente identificati e tradotti. Che gli antichi egizi siano andati sul lago Titicaca ci credo poco. Che gli antichi egizi siano andati nella tribù dei Mi'kmaq al confine con il Canada, perché i Mi'kmaq parlavano con le figurine egizie, uguali a quelle di Tutankhamon. E allora ci viene in mente una cosa fondamentale. In Antartide c'era una popolazione che aveva caratteristiche precise, cultura precisa. Quando succede l'evento cataclismatico, questi scappano da tutte le parti del mondo. Pensate di vedere la Terra come fosse una palla, qui in alto ci mettete l'Antartide. Qui ci succede qualcosa, la gente scappa, a pioggia. Ed ecco che ci ritroviamo questi tipi di cultura su tutte le coste dell'America del Nord, dell'America del Sud, Oceano Atlantico, Oceano Pacifico e Oceano Indiano. Cinese. Piramidi in Cina sono uguali alle piramidi di Giza. Il satellite dall'alto fa vedere che la piramide, come la chiamano? La piramide della neve, mi sembra di ricordare, che è la più grande di tutte, ha 8 lati esattamente come la piramide di Giza, che noi abbiamo chiaramente visto con radar ad apertura sintetica da 680 km guardando sulla piana di Giza. Lì si vede chiaramente che il radar ti fa vedere che ci sono 8 lati, non solo nella piramide di Cheope, ma quella di Chefren e di quella di Micerino. Tutte quante, tutte e tre, hanno 8 lati, come le piramidi cinesi. La razza dei macrocefali, dolicocefali, col capoccione allungato, erano lì. Perché negli studi che noi abbiamo fatto con il radar ad apertura sintetica sulla piana di Giza, o Giza che dir si voglia, ora stiamo spostando la nostra attenzione sulla piramide di Chefren. Io ho già i dati, ma non ve li dico stasera, ma ci saranno delle sorprese sulla piramide di Chefren, questo ve lo dico già da ora. Pesanti sorprese. Noi riusciamo a guardare dentro e capiamo esattamente anche perché gli americani si sono molto interessati al problema Antartide. Tant'è vero che, se non lo sapete, ci sono una serie di documenti declassificati col Freedom of Information Act di alcuni specialisti della Central Intelligence Agency americana, che sono stati incaricati di interessarsi della pianta della cartografia di Piris Reis. Piris Reis è, come al solito, un cartografo sempre del Cinquecento, sostanzialmente, che ha costruito una mappa che fa vedere sostanzialmente l'Antartide in modo precisissimo, solo senza ghiacci. Ma ai tempi di Piris Reis i ghiacci c'erano già,
Allora, come fa lui ad aver costruito esattamente anche tutte le coste dell'America del Sud perfettamente? Perfettamente! La CIA se n'è interessata. E io ho letto il rapporto, che è stato declassificato, e chi ha fatto questo rapporto, non mi ricordo assolutamente come si chiama questo cartografo, ha detto a quelli che sono i suoi superiori, nelle conclusioni sarebbe meglio che si tenesse in forte considerazione il fatto che l'Antartide una volta era senza ghiacci e lì ci fossero delle popolazioni che ci vivevano, che ci abitavano. Perché la Central Intelligence Agency si interessa subito dopo la Seconda Guerra Mondiale dell'Antartide? Perché aveva avuto evidentemente delle informazioni da quel sommergibile U-boat che probabilmente si era consegnato agli argentini nelle mani poi degli americani. Allora noi cominciamo a comprendere anche perché quel territorio, quelle parti, anche se le Falkland sono un po' laggiù in alto, più in alto, quelle che gli argentini chiamano Malvinas e che loro pensano che siano loro, ecco, tre isolette sperdute al freddo dell'oceano, gli inglesi non le hanno volute mollare. Gli serve evidentemente una base militare lì ed è evidente che ci sono degli interessi che sicuramente possono essere anche interessi di sfruttamento, per esempio per trovare il petrolio, per trovare il metano, per trovare il plankton, di cui è ricca quella zona, ma ci deve essere anche qualcos'altro, perché dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto, e i tedeschi, ricordiamocelo, non è che spendevano un sacco di soldi durante la guerra per andare in Antartide a fare che? Una giratina della domenica? Ecco, su queste basi noi possiamo fondare la percezione che al di sotto dell'Antartide c'è qualcosa. L'entropia, le ricerche, ci portano a dire sicuramente che quella popolazione che noi chiamiamo Aztlan e che era la popolazione che era contro gli Arihan, anche se parlavano la stessa lingua, che era il proto-sanscrito che noi troviamo in tutte le parti del mondo, quella razza lì, quella civiltà lì, che è stata distrutta da quel evento cataclismatico e poi si è nel tempo sbiadita, diciamo così, cioè è stata assorbita da quella che era la popolazione del mondo con la quale era entrata in contaminazione e quindi ora non c'è tecnicamente più, quella razza lì stava in un posto. Nell'unico posto dove non abbiamo guardato, sotto il ghiaccio dell'Antartide. Gli alieni, perché sono diverse razze, ma soprattutto gli alieni che, visto che siamo in Antartide, hanno probabilmente, alcuni di loro almeno, forse, le basi lì, sono quegli alieni che utilizzavano i dolicocefali come carrier, perché non bisogna pensare che il dolicocefalo fosse un alieno. Non è così, non funziona così. Il dolicocefalo veniva da un'altra creazione, perché su questo pianeta noi abbiamo avuto tante creazioni. Questo è quello che c'è scritto nel mito, ma il mito ha una validità scientifica? Certo che ha una validità scientifica, assolutamente sì, e sostanzialmente viene comprovata questa validità scientifica anche se alla gente non gli piace, ma noi troviamo yuga diversi, cioè periodi che sono stati caratterizzati su questo pianeta da creazioni di esseri diversi da noi che poi sono stati distrutti da eventi cataclismatici. Ogni 64.000 anni la Terra e il Sole, cioè tutto il sistema solare,
finiscono in una zona della galassia un po' movimentata, dove ci sono un sacco di ciottoli che ti vengono addosso. È uno dei rami della galassia. E alcuni lavori scientifici che io ho letto, di cui cito anche in alcune delle mie conferenze il riferimento, per gli stolti che credono che io mi inventi le cose, se la vada la rivede, ogni 64.000 anni sostanzialmente ci sarebbe una catastrofe tremenda per cui la razza umana verrebbe distrutta, e poi se si avanza qualcosa si ricomincia da capo. Noi abbiamo teschi dei dolicocefali che non sappiamo da dove vengono, ma di questi dolicocefali ne abbiamo almeno 4 o 5 tipologie completamente differenti. Addirittura le ossa del cranio sono completamente diverse. Abbiamo i cosiddetti giganti, che sono veramente, cioè, 200-250 siti nel mondo dove ci sono esseri che, insomma, le ossa ben conservate, nonostante tutto, sono piuttosto alte. Abbiamo i cosiddetti Hope Arts, cioè quegli oggetti che vengono trovati al di fuori dello spazio e del tempo, che hanno delle precise datazioni. 200 milioni di anni ha una ruota trovata in una miniera di carbone, che giustamente a quel livello lì, che il carbone lì c'era da 200 milioni di anni. Una ruota che sembra proprio una ruota di un carretto, se volete. In realtà dobbiamo capire che le stesse piramidi sono state costruite 36.500 anni fa, cioè lo Zep Tepi, l'inizio dei tempi, dicevano gli antichi, e non 3.400 anni fa, come dice lo stolto Zakia Awas. Ci sono creazioni completamente differenti. Le cose non sono andate come c'è scritto nei libri di storia. L'uomo è morto ed è rinato più volte sostanzialmente. I dolicocefali facevano parte di un'altra creazione, sostanzialmente, che poi si è mescolata al banale Cro-Magnon nostro, l'uomo della pietra, che 3.600 anni fa era veramente un uomo della pietra, e che quindi non aveva la ruota, non conosceva il teorema di Pitagora. Ma come si fa a costruire le piramidi se non conosci il teorema di Pitagora, no? E a cui questi dolicocefali avevano insegnato a parlare. Come? Pensate, col linguaggio delle figurine. Noi prendiamo le scimmie e le mettiamo davanti a un televisore, gli facciamo vedere le figurine e loro premono dei tasti e imparano con le figurine a parlare. Cosa credete? Che il dolicocefalo non ha fatto diversamente con noi? Ci ha fatto vedere le figurine. Solo che alcuni ricercatori hanno cominciato a vedere che queste figurine erano la rappresentazione di alcuni simboli che erano poi stati i cunei formi, cioè la stessa fotografia a figurina coperta di cunei diventava una struttura cuneiforme, e questi cunei in antica Cina sono diventati quegli strani colpi di pennello che fanno parte ancora oggi della scrittura cinese. Questo c'è scritto nei lavori moderni di analisi del linguaggio scritto. Non è più vero che noi veniamo come civiltà dalla valle dell'Indo, che poi ha creato la civiltà della Mesopotamia, Tigri e Eufrate, che poi ha creato l'antico Egitto. Non è più vero. Questo c'è scritto sui libri di Topolino. Ora si sa che il primo tipo di linguaggio è la figurina egizia, gli altri sono venuti da lì. Questo però è scritto sui lavori scientifici, prima di essere scritto e riportato sui libri di testo nelle scuole passeranno altri 200 anni. Ma vuoi vedere che veramente l'Antartide era la vecchia Paradescia? L'isola, perché è un'isola l'Antartide, circondata da oceani, l'Oceano Indiano, l'Oceano Pacifico, l'Oceano Atlantico e così via, del mito.